Come d'accordo, oggi presento uno dei lavori che avete proposto per questa lezione. Ho selezionato questo fra i vari lavori suggeriti perché mi sembrava che maggiormente si prestasse ad applicare un certo numero, a vedere applicato in pratica un certo numero di cose che abbiamo discusso nelle precedenti lezioni. Devo dire, si tratta di un lavoro alquanto mal scritto, difficile da leggere perché mal scritto, e però indubbiamente estremamente interessante. Quindi, nonostante le difficoltà, diciamo, di lettura, che peraltro non vi riguardano particolarmente, vi metterò a disposizione il lavoro insieme alle diapositive, ma non, se per vostra curiosità volete leggerlo, ma non siete tenuti a farlo. L'articolo parla sostanzialmente, vedremo poi naturalmente tutti i dettagli, parla di un anticorpo contro una certa proteina, che è la proteina tau fosforilata in versione CIS, vedremo poi che cosa significa, e la relazione di questo anticorpo, di questa proteina, con patologie traumatiche del cervello. Bene, c'è da fare un certo numero di premesse che vengono fatte dagli autori nell'introduzione al lavoro e che vi riassumo qui. Dunque, innanzitutto, di che cosa parla questo lavoro? Di neurodegenerazione e particolarmente di neurodegenerazione legata in qualche modo a traumatismi cranici cerebrali. Quali traumatismi? Beh, esiste una sindrome denominata, anzi scusate, uno stato patologico denominato encefalopatia traumatica cronica, la quale segue a eventi singoli o ripetuti di traumi cranici. Tipicamente questi riguardano persone che praticano degli sport che richiedono contatto fisico. Un prototipo naturalmente la box, tanto che questo tipo di patologia cerebrale un tempo veniva chiamata demenza pugilistica, proprio perché era caratteristica dei pugili. Vedete in che cosa consiste il tipo di trauma a cui questi sportivi sono sottoposti. Ho scelto questa immagine perché illustra bene l'accelerazione che subisce la testa verso un lato o verso l'indietro, a seconda del modo in cui arriva il pugno, e che è essa l'accelerazione causa del trauma cerebrale. Non è il pugno che provoca il danno maggiore, è l'accelerazione che viene impressa al cervello e al cranio in maniera asincrona, talché il cervello va a collidere violentemente contro la parete del cranio. Osservate, c'è un dettaglio in questa immagine che dà un'idea molto precisa dell'accelerazione che subisce la testa in questi casi. Vedete questa specie di nuvola di sudore che parte dalla testa del pugile? Ecco, non so, la prossima volta che siete sudati fradici, provate a scuotere la testa e a vedere se producete una nuvola di questo genere. Non ci riuscite. Il che vi dà l'idea di quanto maggiore della massima velocità che fisiologicamente potete imprimere alla testa sia l'accelerazione che subisce in questo caso la testa del pugile. Non sorprendentemente, traumi ripetuti e peraltro classificati lievi dagli autori di questo lavoro, traumi ripetuti di questo genere possono portare a una patologia cerebrale. Quindi gli autori si propongono in questo lavoro di esaminare, simulando la situazione a cui sono soggetti gli sportivi, non solo i pugili, fanno il caso per esempio dei giocatori di football americano, che è uno sport di contatto molto violento, in cui di nuovo la testa non solo è sottoposta a violente accelerazioni e decelerazioni, quindi non solo gli sportivi, ma anche i militari, i quali invece sono frequentemente esposti a traumatismi da esplosione.
Secondo gli autori, circa il 20% dei militari americani che hanno servito in combattimento sono affetti da encefalopatia cronica traumatica. In che cosa consiste in questo caso il trauma che subisce la persona? Tipicamente duplice. In primo luogo la persona viene spinta, viene allontanata dal luogo dell'esplosione. Questo, in maniera analoga a quello che succede col pugno, fa collidere il cervello con la porzione anteriore del cranio, comunque con la porzione del cranio che è diretta verso il luogo dell'esplosione. Quando poi la persona cade a terra c'è un ulteriore trauma cerebrale in cui invece il cervello va a collidere col cranio nella direzione opposta. È chiaro che traumi di questo genere sono molto meno frequenti di questi, per fortuna. Ora, è importante che ricordiate queste due definizioni che ritroveremo più volte nel corso della illustrazione di questo lavoro, e cioè traumi cerebrali o diciamo danno cerebrale traumatico, abbreviato in TBI, Traumatic Brain Injuries, e questo è il danno acuto che si ha col trauma e che molto spesso è completamente inapparente, non c'è emorragia, non c'è nulla che possa essere visualizzato con anche le più moderne metodiche di imaging. E poi invece l'encefalopatia traumatica cronica, CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, che si sviluppa col tempo, ad anni o decenni dall'evento traumatico o dagli eventi traumatici, perché tenete presente che anche un singolo serio evento traumatico, può essere un'esplosione, può dare a lungo termine, può diciamo indurre lo sviluppo dell'encefalopatia traumatica cronica. Che cosa caratterizza questa encefalopatia? Da un punto di vista istopatologico è caratterizzata dagli ammassi neurofibrillari, in inglese neurofibrillary tangles. In che cosa consistono? Consistono nell'ammassarsi, come dice il nome, di fibrille costituite dalla proteina tau e da altre proteine che vengono trascinate, che vengono in qualche modo aggregate nello stesso ammasso e che qui vedete colorate con un appropriato anticorpo. Vedete, questi neuroni sono tutti colorati, questa è una immunoistochimica, sono tutti colorati in marrone scuro, il che indica positività per queste, per questi ammassi neurofibrillari. Va tenuto presente che la diagnosi di certezza, come si dice, di encefalopatia traumatica cronica non può essere fatta in vita, cioè non ci sono sintomi, non ci sono segni, non ci sono esami di laboratorio, non ci sono metodiche di imaging, quindi formazione di immagini, quindi non TAC, non MR, non PET, eccetera, che possano far fare diagnosi di questa patologia, che quindi può essere fatta soltanto post mortem, allorché si esamina il cervello e si trovano queste caratteristiche lesionistologiche, non solo gli ammassi neurofibrillari ma anche altre. Caratteristicamente, per esempio, un assottigliamento della corteccia cerebrale e di altri distretti cerebrali. Gli ammassi neurofibrillari però non sono solo caratteristici dell'encefalopatia traumatica cronica, ma anche della malattia di Alzheimer e di altre patologie neurodegenerative. E questo è importante ai fini di questo lavoro, perché sebbene il lavoro sperimentale si concentri sull'aspetto traumatologico, con le sue conseguenze immediate e a lungo termine, tuttavia gli autori suggeriscono che ci sia una connessione stretta con le malattie neurodegenerative non di origine traumatica. Peraltro è noto che traumi cranici aumentano il rischio di sviluppo di malattia di Alzheimer, quindi c'è probabilmente una connessione che gli autori in parte riescono a rivelare. Un'altra cosa che dovete sapere è che nella malattia di Alzheimer
gli stessi autori hanno mostrato che una certa proteina, la proteina tau, che forma appunto gli ammassi neurofibrillari, in forma fosforilata, in particolare nella treonina 231, e nella forma isomerica CIS, vedremo che cosa significa, appare precocemente nella malattia di Alzheimer, ben prima che si sviluppino sintomi importanti, e svolge un ruolo patogenetico. Quando parliamo di ruolo patogenetico intendiamo dire che questa CIS-P-Tau non è, quindi tau fosforilata in conformazione CIS, non è semplicemente un epifenomeno, quindi dice qualcosa che avviene all'atere rispetto alla malattia, è parte del meccanismo che provoca la malattia, quindi è causa o concausa dei sintomi che la malattia comporta. E questo è stato visto appunto in lavori precedenti da questi stessi autori e non avremo evidenza di questo fatto, possiamo dare per assodato. Ora vediamo meglio in che cosa consiste questa fosfotau in conformazione CIS. Bene, vi ricordo che la prolina è un amminoacido un po' particolare. Voi sapete che la struttura generale dell'amminoacido è gruppo amminico, gruppo carbossilico e poi catena laterale. Bene, nella cisteina, nella prolina, unico amminoacido di questo tipo, il gruppo amminico si trova in realtà all'interno del gruppo laterale, che è questo anello pentamerico. E quando forma un legame peptidico, immaginate che qui ci sia un altro amminoacido e qui un altro, quindi un legame all'amino terminale e al tossico terminale, può prendere due conformazioni, la cis e la trans. Queste sono la rotazione a 180 gradi di questo anello. Vedete? C alfa va a finire dall'altra parte, C delta viene da questa parte, C delta C gamma si scambia. Quindi rotazione 180 gradi. Bene, che cosa possiamo dire a proposito di questa transizione, di questa duplicità di conformazione? Quando la prolina è isolata come singolo amminoacido, il 999 per 1000 dell'amminoacido è in conformazione trans. Quando invece fa parte di una catena peptidica, per una serie di motivi in cui non entriamo, è sostanzialmente molto più frequente la conformazione CIS, che può arrivare al 30-40% del totale. Il cambiamento di conformazione della prolina a sua volta può comportare un cambiamento di conformazione della proteina di cui fa parte. Quindi, in particolare nel caso di tau, la conformazione CIS comporta effettivamente un cambiamento di conformazione della proteina con conseguenze che vedremo. Gli autori in precedenza avevano identificato una prolil isomerasi chiamata PIM1, la quale provvede a riportare indietro la prolina in tau e in altre proteine dalla conformazione CIS alla conformazione trans, quindi tende a spostare verso la conformazione trans l'equilibrio di queste due conformazioni. Ora, è stato osservato che PIM1, attraverso una serie di meccanismi diversi, che poi verranno brevemente riepilogati nel corso del lavoro, nei materiali supplementari che io ho letto, ma che non vi presento perché altrimenti la lezione andrebbe troppo per lungo. Quindi non vedremo questi meccanismi, che comunque consistono fondamentalmente in certe modificazioni di PIM1. Bene, PIM1 nell'Alzheimer è fortemente downregolata, la sua espressione viene spenta e questo potrebbe essere responsabile, almeno in parte, dell'accumulo di conformazione CIS della prolina di tau e quindi dell'accumulo in generale della CIS fosfo-tau nell'Alzheimer.
mi avete seguito fin qui, perché qui la faccenda già è abbastanza complicata. Se non avete chiare queste basi, potremmo avere difficoltà nell'andare avanti. Bene, queste sono le premesse essenziali. Ora vediamo le domande che gli autori si pongono. Come al solito, esamineremo questo articolo seguendo il nostro schema. Ricordate, quattro livelli: domande, approccio sperimentale, disegno sperimentale e poi interpretazione e conclusione. Cominciamo quindi dalle domande. Gli autori si pongono alcune domande, che sono: data la somiglianza fra la malattia di Alzheimer e l'encefalopatia traumatica cronica, è possibile che CIS fosfo-tau appaia precocemente dopo traumi cerebrali? Ora, l'identificazione di CIS fosfo-tau è relativamente recente ed è stata fatta da questi lucidissimi autori, quindi non c'è moltissimo materiale di letteratura. Quello che si sa è che nell'encefalopatia traumatica cronica sono state cercate lesioni precoci costituite dagli ammassi fibrillari, quegli ammassi che si formano all'interno dei neuroni e che ne danneggiano presumibilmente poi la funzione. Non so, diciamo, d'accordo con questo, ma per la nostra discussione possiamo immaginare che questi ammassi neurofibrillari danneggiano la funzione neuronale e che portino a morte in neuroni. Sono stati appunto cercati questi ammassi neurofibrillari, ma non sono stati trovati. Si sviluppano naturalmente poi, quando il paziente va incontro a un'encefalopatia cronica traumatica, ma inizialmente non ci sono. Quindi non è chiaro se, quando appaiano, costituiscano soltanto un portato secondario della patologia o ne siano effettivamente responsabili. Gli autori ipotizzano, questo ve lo anticipo, che non siano gli ammassi neurofibrillari in generale, ma un accumulo proprio di questa forma, di CIS-P-Tau, che possa essere responsabile dell'esordio e poi dell'aggravarsi della encefalopatia cronica traumatica. Seconda domanda: è possibile che sempre la CIS-fosfo-tau sia patogenetica anche nella CTE, nella encefalopatia cronica traumatica? Perché se comparisse precocemente, così come compare precocemente nell'Alzheimer, potremmo sospettare ed eventualmente indagare il fatto che possa essere responsabile effettivamente dell'insorgere della patologia. Infine, se le risposte alle prime due domande sono affermative, è possibile eliminare CIS-fosfo-tau oppure prevenirne o curarne gli effetti? Queste sono le domande che gli autori si pongono. Vedete, sono domande importanti, cioè capire le basi molecolari di una specifica patologia, la encefalopatia traumatica cronica, capire i meccanismi che sono alla base dello sviluppo di questa malattia, trovare addirittura una potenziale terapia. Non è poco per un singolo malato. Vediamo che gli autori fanno dei passi decisivi per rispondere a tutte queste domande. E adesso la palla passa a voi, perché vediamo che cosa preparate. Vediamo che cosa si propongono gli autori di fare per rispondere a queste domande. Qual è l'approccio sperimentale? Beh, prima di tutto, rivelare l'eventuale presenza di CIS-fosfo-tau dopo traumatic brain injury, cioè dopo, subito dopo, a breve distanza di tempo, da un trauma cerebrale, e successivamente nell'encefalopatia traumatica cronica. Questo è il primo obiettivo. Vedete, qui si ragiona, come abbiamo sempre detto quando si parla di approccio sperimentale, si ragiona a un livello elevato, non ci si chiede nel dettaglio esattamente cosa dobbiamo fare, ma in che direzione dobbiamo muoverci. Per rispondere alla domanda che ci siamo posti prima, effettivamente una cosa, un aspetto molto importante è vedere che CIS-fosfo-tau in qualche modo sia accumulata, risponda al trauma, altrimenti sembra abbastanza difficile che possa essere coinvolta nella patogenesi dell'encefalopatia cronica. Un altro aspetto che indubbiamente gli autori si propongono di coprire è la dimostrazione del ruolo patogenetico di CIS-fosfo-tau.
non basta che cisfosfo tau sia espressa, sia accumulata, sia pure nella forma specifica cis, bisogna anche in qualche modo auspicabilmente dimostrare che effettivamente abbia un ruolo nella determinare la patologia. Infine, a fini terapeutici, trovare un modo di eliminare cisfosfotau o sopprimere i suoi effetti. E qui, come vi dicevo, vorrei sentire cosa pensate, perché a questo punto siamo arrivati alla progettazione dell'esperimento. E allora vi chiedo, dati questi tre indirizzi generali che gli autori intendono intraprendere, come li affrontereste? Ora, diversamente dal solito, in questo caso, non vi chiedo di dirmi specificamente che tipo di approccio, che tipo di metodologie vorreste utilizzare, ma semplicemente in maniera un pochino più ampia, un pochino ancora a un livello non di grande dettaglio, immaginare che cosa potreste fare. Poi vedremo nello specifico gli autori come hanno, che tipo di esperimenti hanno eseguito per rispondere a questo caso. Sono esperimenti numerosi, complessi, che affrontano il problema da varie sfaccettature diverse, quindi è chiaro che non pretendo che voi siate in grado di immaginarli. Però ecco, se doveste in generale rivelare l'eventuale presenza di cisfosfotau dopo danno cerebrale traumatico e più a lungo termine della CTE, che cosa fareste? Quali strumenti utilizzereste? Come pensate di affrontare il problema? Questo è abbastanza banale. Prego. Intanto indugo la patologia che devo andare a studiare, quindi TBI e CTE. Benissimo, quindi quello che stai dicendo, quando dici induco la patologia, stai dicendo mi serve un modello di patologia. Chiaro che non andiamo a prendere a martellate un essere umano, abbiamo bisogno di un modello animale che riproduca la patologia. Se possibile anche un modello cellulare che non implichi l'impiego di animali. In questo caso ovviamente non si può fare tutto con le cellule, ma vedremo che molto di ciò che gli autori fanno è fatto in coltura. Quindi benissimo, primo passo, procurarsi un modello della patologia, qualunque esso sia. Poi, su cui lavorare appunto vabbè, poi ad esempio si può, differentemente se sto lavorando in vivo o in video, comunque vado ad estrarre le cellule e analizzo la proteina di interesse. Benissimo. Come la analizzi? allora, come, ma la metodica, il metodo? Sì, sempre parlando in generale. E tramite Western Blot? Per esempio tramite Western, va bene. Per fare un Western naturalmente ti serve l'estratto proteico, la concentrazione proteica, poi certamente, ma prima di tutto ti serve, fondamentalmente ti serve per fare un Western peso molecolare, un anticorpo specifico. Ah, sì. Beh, che in questo caso non è banale, perché deve essere un anticorpo in grado di riconoscere una forma stereoisomera rispetto all'altro, cioè deve riconoscere cis-fosfotau dalla trans-fosfotau, deve distinguere. E tenete presente che qui la differenza sta soltanto nella conformazione di un singolo aminoacido e eventualmente, anche questa è riconoscibile dall'anticorpo, eventualmente anche la conformazione che prendono aminoacidi di cinico. Fermiamoci, aminoacidi di cinico. Bene, quindi sì, uso di anticorpi appropriati, ho sintetizzato ma benissimo quello che avete detto. Cioè modello e anticorpo appropriato. Gli autori sono in grado, hanno già prodotto in precedenti lavori degli anticorpi policlonali in grado di distinguere tra cis e trans fosfotau. Vi ricordo che noi parliamo di fosfotau per brevità in generale, ma loro, gli autori, precisano che si tratta di fosforilazione nella treonina 231. Quella è solo quella, cioè quella che immediatamente precede la proteina incriminata. Treonina 231 fosforilata, proteina 233. Molto bene. Dimostrazione del ruolo patogenetico di cisfosfotau. Qui si
si possono fare tantissime cose diverse. Di nuovo, parlando in generale, che cosa vi viene in mente? Quando noi cerchiamo di dimostrare che una cosa, un oggetto, in questo caso una particolare proteina e una specifica conformazione, quando noi cerchiamo di dimostrare che questo oggetto è responsabile, è causa di qualcos'altro, cosa facciamo in generale? Devo inserire la proteina in una cellula o in un animale. Benissimo, lei dice possiamo esprimere o sovraesprimere la proteina. Bene, oppure, o anche. Penso che il fine ultimo comunque è vedere se dà patogenicità quella specifica proteina. Quindi ad esempio posso escogitare una tecnica per andare a vedere se ottengo quel tipo di patogenicità. Sì, senz'altro, questo fa parte, diciamo, in parte del modello che abbiamo detto prima, no? Dobbiamo avere un modello di patologia. Dopodiché una tecnica possibile è quella che dice lei, cioè proviamo a sovraesprimere questa proteina e vediamo se otteniamo la patologia, sì, o parte di essa magari. Però c'è un approccio complementare a quello di sovraesprimere la proteina. Inibirla o sopprimerla o magari in qualche modo inibire il pathway di cui fa parte, a monte o a valle, ci sono tanti modi. Questo è un fatto generalissimo, no? In biologia di solito l'approccio alla domanda un oggetto è causale o no ha due possibili forme, spesso utilizzate in modo complementare. Sovraespressione e soppressione, in una delle tante varie forme possibili. Quindi date abbiamo una certa complicazione legata al fatto che, di nuovo, ciò che ci interessa è una particolare conformazione, la quale risuona con l'altra possibile conformazione, la conformazione trans. Quindi non possiamo banalmente esprimere la cis fosfotau. Non c'è modo di codificare in un cDNA la cisfosfotau, anzi l'unica forma che viene sintetizzata dalla cellula è la trans-tau, che poi viene eventualmente fosforilata. La cellula non sintetizza la cis-tau, la cis-tau si forma per spontanea transizione di conformazione. Benissimo, comunque abbiamo focalizzato il punto: se vogliamo dimostrare un ruolo patogenetico è chiaro che possiamo sopprimere e o sovraesprimere cisfosfotau in qualche modo, poi vedremo gli autori come si ingegnano di farlo, e vedere se appunto in un caso quando sopprimiamo la patologia si riduce in intensità, aumenta il tempo di comparsa e via dicendo, o se sovraesprimendo invece acceleriamo, peggioriamo la patologia. Dopodiché, ultimo obiettivo degli autori, eliminazione di cisfosfotau o soppressione dei suoi effetti. Che cosa possiamo fare qui? Qui presumibilmente stiamo ragionando in vivo, qui gli autori cercano una terapia. Degli anticorpi che la legano. Accelerare la sua degradazione. Cioè accelerare la degradazione. Come potresti accelerare la degradazione? Non è impossibile, ma non è facilissimo. Altre idee? Tenete presente che quando ragioniamo di terapie dobbiamo cercare di immaginare comunque possibile terapie che funzionino. La terapia ideale è quella con una piccola molecola, che è il tipico farmaco. I farmaci, quelli tradizionali, prendiamo in pillole, sono piccole molecole, meno di 1000 dalton. Vengono assorbite dall'intestino, passano in circolo, si diffondono liberamente, più o meno liberamente nell'organismo e funzionano. Questa è la forma più semplice e ovunque possibile la prima da percorrere quando cerchiamo una terapia. In questo caso non dico che sia impossibile, ma la vedo perlomeno molto difficile. Perché non conosco, quasi sicuramente non c'è una molecola, una piccola molecola in grado di promuovere la transizione in una direzione o l'altra della fosfotau.
anche se c'è qualche esempio per qualche altra problematica, ma insomma è una rarità. Allora dobbiamo rivolgerci a metodi terapeutici che abbiano già dimostrato di poter funzionare in vivo, auspicabilmente anche negli esseri umani. Allora, lei ripropone gli anticorpi. Non si potrebbe bloccare la conversione dalla forma trans alla forma cis? È spontaneo, purtroppo. Quello che possiamo fare è provare, per esempio, a sovraesprimere BIM1, cioè la isomerasi, spontaneamente, come sua funzione è quella di convertire la forma cis in forma trans. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Da un punto di vista terapeutico, però, si tratterebbe di terapia genica, non proprio una banalità. Si può fare, si può tentare almeno. Altre idee? Come faresti? Ci sono vari modi. RNA antisenso, per esempio. Più modernamente. Fino a poco tempo fa la risposta sarebbe stata RNA antisenso. Poi hanno inventato qualcosa di meglio. E hanno preso anche un Nobel per questo. Interferenza RNA, no? Ah, ok, sì. Bene, allora è auspicabile, come dicevamo, trovare una modalità utilizzabile in terapia umana. Vedremo cosa fanno gli autori, però vi anticipo già qual è la risposta. La tua idea di sopprimere la formazione fosfotau, di cis fosfotau, potrebbe funzionare. Potremmo appunto utilizzare degli siRNA veicolati da particelle non virali, per esempio liposomi o anticorpi coniugati. Potremmo utilizzare invece vettori per terapia genica che veicolino un shRNA contro però tau, perché non possiamo sopprimere l'una forma rispetto all'altra, non direttamente. Non trascrizionalmente o a valle della trascrizione. Quindi diciamo che l'ipotesi realistica sarebbe quella di sopprimere l'espressione di tau to court. Ora, tau in realtà è necessaria, perché tau cosa fa? Mantiene struttura i microtubuli, particolarmente nei neuroni, ma non solo, in tante altre cellule. Sopprimere tau potrebbe essere problematico. In realtà non so se il topo knockout per tau sia vitale o meno. Effettivamente è un'informazione che avrei dovuto ricercare, però non l'ho fatto e non so dirvelo. E quindi qui ci fermiamo, ma vi anticipo che la soluzione è che gli autori esplorano quanto a terapia effettivamente quella degli anticorpi. Perché? Perché dopo la piccola molecola con proprietà farmacologiche, il miglior metodo che abbiamo oggi sono proprio gli anticorpi, particolarmente gli anticorpi monoclonali, quindi con specificità molto precisa, e vedremo fra un momento che questi autori hanno prodotto degli anticorpi monoclonali contro cisfosfotano. Perché preciso hanno prodotto degli anticorpi monoclonali? È importante per due motivi. In precedenti lavori gli autori avevano prodotto anticorpi policlonali, capaci di distinguere tra cis fosfotau e trans fosfotau. Sapete che cosa intendiamo di solito quando diciamo anticorpi policlonali? Vengono prodotti da più diversi di plasma cellulare. Esatto. E come, praticamente, come si ottengono? Credo, diciamo, dando l'antigene
a queste cellule che quindi reagiscono producendo diversi anticorpi, che però diciamo ogni clone produce un anticorpo diverso in qualche piccolo. D'accordo, un modo molto più efficiente che danno le cellule, che perlomeno molto più agilose in più, danno un animale. Cioè noi immunizziamo un animale appropriato dal coniglio in su, potrebbe usare anche una pecora, una capra, un cavallo, un asino. Più maggiore la quantità di siero di cui avete bisogno e più è grande l'animale immunizzato, compatibilmente con l'avere una stalla in cui tenerlo. Tipicamente si usano i conigli, infatti, che sono animali abbastanza piccoli e che danno una buona quantità di siero. Il siero di un animale immunizzato ripetutamente con una proteina di interesse, in questo caso fosfotau, conterrà una gran quantità di anticorpi appunto contro fosfotau. Presumibilmente conterrà anticorpi sia contro la forma cis che contro la forma trans, che potremo andare a purificare e a separare fra loro, andandoli a fare interagire con una forma o con l'altra della proteina. Questi sono dettagli tecnici che vi risparmio, però quando uno progetta un esperimento deve avere anche un'idea, come abbiamo detto più volte, della materialità dell'esperimento stesso, dei metodi che possono essere impiegati. Potete avere una buona idea, ma se non sapete come realizzarla non serve a granché. Che cosa si intende invece per anticorpo monoclonale? Sentiamo la nostra immunologia. Che viene dal solo clone della macella. Benissimo, e come si ottiene un anticorpo monoclonale? Capace di produrre una sola immunoglobulina, ma sono animali specialissimi. Credo che io sappia ne è stato prodotto uno solo, un Flemish qualche anno fa, per motivi completamente distinti dal produrre anticorpi monoclonali. Per produrre un anticorpo monoclonale si immunizza di solito un topo, adesso anche altri animali, a lungo è stato solo possibile con il topo. Si immunizza un topo con l'antigene, poi dopo, quando l'animale ha ben risposto all'antigene, si prendono i suoi linfociti, si fondono con un linfoma, con una particolare linea di linfoma la quale conferisce a queste cellule l'immortalità, quindi la linea che produce l'anticorpo monoclonale è espandibile indefinitamente. Questa linea ha la caratteristica di esprimere le immunoglobuline originali, quindi contro l'antigene di interesse, di secernerle nel terreno di coltura in quantità e appunto di essere propagabile indefinitamente. Quindi questa linea costituisce la fabbrica degli anticorpi monoclonali. Una volta che avete una linea di questo genere, produrre un monoclonale è di una banalità estrema. Tutto quello che dovete fare è tenere la linea in coltura e dopo un po' raccogliere il terreno in cui la linea è stata coltivata, che è pieno di anticorpi. Poi se volete vi riuscite. Questo si fa comunemente di tutti i laboratori. Bene, allora ci siamo. Questa è la progettazione generale dell'esperimento. Vediamo come gli autori la concretizzano in pratica. Prima di tutto vogliono dimostrarci di avere degli anticorpi, di buoni anticorpi monoclonali in mano. Fanno degli ELISA, dei materiali supplementari, ve ne ho fatto grazia. E poi fanno una risonanza plasmonica di superficie, la frasaccia. In buona sostanza che cosa significa? Nonostante utilizzi degli effetti quantistici, si tratta in termini stringenti, in termini stretti, concettuali, di una tecnica banale. Voi mettete una proteina di interesse, la legate a una superficie, di solito una lamina d'oro, e la mettete a contatto con una o più altre proteine per vedere quali
quale o quali di queste si leggono. Quando le due proteine si sono legate, il modo in cui la luce viene riflessa dalla lamina cambia, l'angolo di riflessione cambia, perché c'è stato un legame fra due proteine. Prima c'era una sola proteina legata alla lamina, ora ce ne sono due. Allora, in questo caso, gli autori che fanno? Legano l'anticorpo alla lamina, fanno passare sopra cis-fosfotau sull'anticorpo anti-cis o trans-fosfotau sull'anticorpo anti-trans, NRP vuol dire monoclonal antibody, cioè anticorpo monoclonale, e mostrano che c'è una specificità. Non entriamo nei dettagli di questo esperimento. Notate che è solo la forma fosforilata che lega, che l'anticorpo è capace di legare, non la forma non fosforilata, senza la P. Bene. Queste ed altre evidenze dimostrano che gli autori hanno degli anticorpi monoclonali molto specifici. Da questi esperimenti possono definire anche una costante di associazione, dissociazione e vari altri parametri che dicono quanto sono buoni questi anticorpi in termini di efficacia e di efficienza nel riconoscere le varie proteine. Dopodiché si chiedono, sappiamo che nella encefalopatia traumatica cronica compaiono tardivamente degli ammassi neurofibrillari o neurofibrillary tangles. La domanda è possibile che questi ammassi siano costituiti in tutto o in parte in realtà da cis-fosfotau? Cosa prendono gli autori? Una serie di campioni con biottici umani con una CTE, con encefalopatia cronica acclarata, cioè stabilita post mortem istopatologicamente, e li fanno reagire contro anticorpi, con anticorpi contro cis o trans fosfotau. E vedete, qui abbiamo due esempi di patologia umana, il campione numero 7 e il campione numero 16, ce ne sono molti altri che mostrano il materiale supplementare, e in questo caso hanno colorato con i due anticorpi, in rosso l'anticorpo anti-cis-fosfotau, in verde l'anticorpo anti-trans-fosfotau, sono stati colorati con fluorocromi diversi, quindi ogni colore riconosce una particolare forma della proteina. Vedete, in entrambi i casi che gli autori mostrano, si nota accumulo di cis rossa fosfotau ma non trans, quindi effettivamente in questa e in tante altre immagini stopatologiche che mostrano l'accumulo, gli ammassi neurofibrillari sono costituiti perlomeno per la maggior parte da cis fosfotau. Qui vediamo, notate che qui ci sono dei casi di controllo, cioè delle corrispondenti biopsie cerebrali di pazienti, di persone non affette da CTE, e vedete che qui questo accumulo di fosfotau non c'è. Qui l'esperimento è un pochino diverso, si usa soltanto l'anticorpo anti-cis fosfotau e un marcatore degli assoni, vedete, gli assoni sono colorati in verde. Ora vedete nei pazienti, ma non nel controllo, che non trovate colorazione rossa come sopra, trovate una colorazione gialla. Che cosa vuol dire giallo? Vuol dire che sono sovrapposti il colore rosso e il colore verde, il che vuol dire che l'accumulo di cis-fosfotau è prevalentemente a carico degli assoni. Ciò che è marcato in verde sono assoni, la cis-fosfotau corrisponde alla marcatura verde perché il colore che rileviamo è giallo. Per inciso, al microscopio vedete in realtà verde e rosso separati, ma quando sovrapponete due immagini viene fuori giallo. In questo è quello che sia quando producete un'immagine fotografica, combinate un'immagine fotografica, in realtà al microscopio vedete tutto distinto. Vedete qui naturalmente l'importanza dell'uso del controllo negativo. È molto importante rilevare che la cis-fosfotau, peraltro, non si accumula nel controllo, altrimenti questo ritrovato sarebbe aspecifico. Si
sarebbe presente nell'encefalopatia cronica, ma essendo presente anche nei controlli, non potremmo concludere che ha nulla di specifico a che vedere con l'encefalopatia cronica. Bene, ora dobbiamo cercare di capire se questo ha, se l'accumulo di cisfosfotali avviene a breve distanza da un trauma cranico. E gli autori scelgono, appunto, creano un modello della patologia, in questo caso il modello del trauma cranico, anzi ne creano diversi, perché appunto cercano di simulare sia traumi lievi più o meno ripetuti, sia traumi gravi, sia traumi da esplosione. I poveri topi, per fortuna sotto anestesia generale, vengono trattati in questo modo. Vengono distesi con la testa e probabilmente la parte anteriore del corpo, questo non è chiarissimo nella descrizione, poggiato su un tovagliolino di carta sottile, sufficiente a reggere il peso del topo, ma che consente poi alla testa di muoversi quando viene colpita. Essenzialmente la testa passa attraverso il tovagliolino di carta. Come viene colpita adesso? Ovviamente deve essere fatto in maniera molto riproducibile, non potete dare un colpo a mano perché sicuramente verrà diverso di volta in volta. Dovete naturalmente evitare di uccidere il topo, dovete anche evitare che il colpo sia variabile o che sia troppo lieve e così via. Allora, per standardizzare il trauma, gli autori usano un tubo cavo all'interno del quale viene fatto cadere, coincide, viene messo in corrispondenza della testa del topo, e all'interno di questo tubo cavo viene fatto cadere un bullone di metallo del peso di 54 grammi. 54 grammi è il doppio del peso del topo. Viene fatto cadere da 1,5 metri di altezza, 60 pollici. Quindi questo è un bel trauma. Oppure da altezze più basse, 45-48 pollici, quindi andiamo da 70 cm a 150 in questo modo. E poi provocano anche un danno da esplosione. Qui i dettagli nel lavoro non ci sono, i dettagli mancano non pochi in questo lavoro, rimandano a un precedente lavoro che però non avevo a disposizione, non ho potuto vedere esattamente cosa fanno, però dicono di esporre i topi a un trauma da esplosione che sia compatibile con 100% di sopravvivenza, cioè nessuno dei topi esposti a questo trauma muore e ancora di più nessuno sviluppa dei problemi motori evidenti, quindi nessuno ha un danno cerebrale ovvio, immediato. Bene, che cosa vanno a cercare? Beh, prima di tutto per Western Blot cercano di appurare se ci sia un accumulo di cis e o transfosfotali, e quello che trovano è che indubbiamente c'è un accumulo, qui siamo a 48 ore dal trauma, c'è un accumulo di cis fosfotau, da poco a nulla visibile con un trauma lieve, decisamente più visibile con un trauma moderato, molto evidente con un trauma grave. Qui parliamo di trauma concussivo, il bullone. Non c'è accumulo invece di transfosfotau, che come vedete rimane uguale a se stessa indipendentemente dal trauma. C'è un aumento, qui tau 5, altro cattivo modo di marcare le immagini, tau 5 è l'anticorpo che riconosce tutta la tau, indipendentemente dalla conformazione, quindi la tau in generale aumenta, ma presumibilmente questo aumento è tutto a carico della forma cisfosfo, o la gran parte di esso. Quindi questo a livello di Western Blot. A livello di istologia invece, qui abbiamo uno sham. Sapete, abbiamo già detto che cosa significa, significa finto, cioè questi topi sono stati anestetizzati come i topi che hanno subito il trauma, ma non hanno subito il trauma. Quindi questo è il controllo delle topi. E qui abbiamo topi che di nuovo hanno subito il trauma concussivo, lieve, moderato, grave, e vedete che sempre a 48 ore dal trauma c'è un accumulo molto evidente di cisfosfotau
nel trauma grave, un accumulo che forse non potete apprezzare da lì nel trauma moderato e da poco a nulla nel trauma lieve. Gli autori vanno più a fondo e non si limitano a guardare che cosa succede dopo 48 ore, ma a guardare in modo dinamico l'evoluzione di questo accumulo di cisfosfotau nel tempo a seguito del trauma. E quindi vediamo che a 6 ore dal trauma non c'è, sia che esso sia un trauma moderato, sia che sia un single severe SS, single severe, cioè single trauma grave, oppure non moderato, scusate, mild, lieve, oppure un repeated mild, cioè un trauma leggero, caduto dal bullone da 70 cm di altezza, ma ripetuto 7 volte in 9 giorni, quindi ogni giorno quasi questi, poi dopo prendiamo una bullonata di testa. Che cosa? C'è tutta un'etica dietro la sperimentazione animale, ovviamente non potete torturare i topi come volete. In questo caso naturalmente ci si assicura che i topi subiscano, come sempre, subiscano le sofferenze più lievi possibili, se possibile nessuna sofferenza, e bisogna comunque che le sofferenze, l'impiego di animali in generale sia giustificato dall'importanza di ciò che si sta cercando. In questo caso la presenza di una patologia grave non è, in base agli standard etici correnti, consente l'uso di animali che non potrebbero essere sostituiti. Evidentemente non potete dare un trauma alle cellule, dovete lavorare per forza in vivo. Bene, cosa accade a seguito dei vari tipi di trauma? Qui abbiamo trauma conclusivo a 6, 12, 24 ore e poi a 48, una settimana e due settimane, e non lo potete vedere, ma c'è un minimo accumulo qui a 48 ore che poi tende a sparire e a due settimane non è più visibile. Questo è il singolo trauma lieve. Quando il trauma è grave invece, vedete che non c'è sparizione, a 24 ore è già visibile un accumulo che aumenta un picco a 48 ore, poi si riduce lievemente, ma persiste anche a due settimane, e vedete che nel caso del trauma ripetuto lieve, anche a due mesi continua ad esserci visibile l'accumulo di cisfosfotau, e nel caso qui del danno da esplosione, 48 ore, due settimane, due mesi, il danno permane. Che altro abbiamo? Qui abbiamo la verifica che l'accumulo di cisfosfotrans avviene a carico degli assunti. Vedete, qui abbiamo usato in rosso l'anticorpo anticisfosfotrans e in verde un marcatore degli assunti. E vedete che a 48 ore nei topi che hanno subito, a 48 ore dal trauma lieve ripetuto, c'è un accumulo di CIS che coincide almeno in parte, coincide almeno in parte con gli assunti. Non c'è invece, lo stesso per il trauma d'esplosione, non c'è invece alcuna corrispondenza tra cisfosfotau e dendriti, quindi c'è un accumulo selettivo nei neuriti o negli assunti cerebrale. Il che è confermato da queste fotografie a microscopio elettronico in cui si osserva una struttura normale negli assunti di controllo per quel che riguarda sia i microtubuli, che sono questi puntini che vedete all'interno dell'assone, il cubolino è questo, sia dei mitocondri contenuti all'interno dell'assone. Se c'è un trauma cerebrale, invece, vedete la
I microtubuli sono molto meno definiti, più radi, più evanescenti, e gli stessi mitocondri sono chiaramente morfologicamente alterati. Questo negli assoni. Pur in presenza di trauma, invece nei dendriti, la morfologia sia dei microtubuli che dei mitocondri è normale. Quindi, con questa serie di esperimenti abbiamo appurato una serie di cose, che il trauma cranico nelle sue varie modalità produce un accumulo provvisorio o permanente di cisfosfotau, che questo accumulo si localizza almeno in parte agli assoni, che risparmia i neuriti, i dendriti, e che anche dal punto di vista della patologia morfologica in generale, gli assoni sono decisamente più coinvolti dei dendriti. Ora, tenete presente che queste tre microfotografie elettroniche sono essenzialmente aneddotiche, nel senso che probabilmente se andate a cercare a fondo trovate una fotografia di questo genere, qualunque campione voi cerchiate. Il problema è che è difficile, anche se non impossibile, essere quantitativi con la microscopia elettronica, semplicemente perché voi vi muovete su immagini estremamente piccole e dovete andare a recuperare immagini simili, fare una statistica è tutt'altro che banale. Quindi noi dobbiamo credere alla buona fede degli autori, senz'altro, che ci dicono che questo è ciò che tipicamente si osserva nel controllo, questo è tipicamente ciò che si osserva negli assoni o nei dendriti delle cellule dei cervelli che hanno subito un trauma. La tipicità noi non la possiamo verificare, possiamo solo giudicare della qualità di queste fotografie, che sono sicuramente convincenti, e poi supponiamo che queste siano effettivamente un tipico caso che si osserva. Gli autori studiano un'altra caratteristica dell'accumulo di cisfosfotau legata sempre ai traumi cerebrali. Quello che si sa per quel che riguarda le malattie neurodegenerative e la stessa encefalopatia traumatica cronica è che gli ammassi neurofibrillari tendono a espandersi nel cervello, cioè inizialmente confinati in aree relativamente piccole, poi tendono a espandersi da aree via via più grandi. E gli autori si chiedono se questo sia vero anche dell'accumulo di cisfosfotau a seguito di trauma. E qui vedete che vanno a prendere intere sezioni cerebrali, e non so quanto sia chiaro da lì, ma in rosso vedete che a 24 ore dal trauma lieve ripetuto la cisfosfotau si accumula nella corteccia cerebrale, non è presente nell'ippocampo, ma 6 mesi dopo è presente non solo nella corteccia ma anche nell'ippocampo. Questa proiezione non è chiarissima, ma in realtà non è chiarissima, neppure non originale. Sicuramente più convincente risulta questo western, in cui non vi sto a descrivere pedissequamente corsia per corsia, sostanzialmente avete controlli negativi di Shannon di nuovo e trovate brain injury, di nuovo negativi, trovate brain injury, qui abbiamo corteccia e qui abbiamo l'ippocampo. Vedete che a 24 ore dal trauma è presente accumulo di cisfosfotau, dove c'è stato il trauma ma non nei controlli e non nell'ippocampo, quindi solo nella corteccia. A 6 mesi di distanza però lo troviamo nell'ippocampo e nella corteccia, nell'ippocampo e nella corteccia in maniera specifica, cioè di nuovo non nei controlli. Quindi possiamo dire che il trauma è responsabile di questo accumulo e di questo diffondersi, diffondersi dell'accumulo in aree cerebrali diverse.
Beh, allora questo diffondersi, in assenza di ulteriori traumi dati al cervello, naturalmente, una volta che hanno finito il protocollo sperimentale, questi luoghi vengono lasciati in pace, questo diffondersi implica che ci sia in qualche modo un passaggio di cisfosfotau da un neurone all'altro, anche a distanza significativa, un'area cerebrale all'altra. Allora gli autori cosa fanno? Prendono estratti di cervelli che sono stati sottoposti a traumatismi lievi ripetuti e li mettono a contatto con i neuroni in coltura. Quindi gli estratti di cervelli contengono cisfosfotau, i neuroni in coltura sono normali. Mettendo questi estratti sui neuroni in coltura si assiste a un accumulo di cisfosfotau, ma non di transfosfotau, vedete c'è anche nel non trattato, e un pochino anche nello sham, anche se non si vede, e non ce n'è di più nei topi che hanno subito i traumi. Viceversa, cisfosfotau chiarissimamente si accumula soltanto nei topi che hanno subito il trauma. Qui è semplicemente mostrare che l'accumulo è prevalentemente a carico dei corpi dei neuroni. E che altro succede? Non solo si accumula cisfosfotau, e qui cominciamo ad andare veramente nel vivo delle cose, perché fino adesso abbiamo soltanto, abbiamo dimostrato una cosa importante, cioè che cisfosfotau si accumula dopo vari tipi di danni. Qui cominciamo a mostrare che produce danni a neuroni altrimenti sani. Vedete, è sempre lo stesso esperimento, estratti cerebrali da cervelli traumatizzati vengono messi a contatto con neuroni normali e poi si rileva l'apoptosi colorando per annessina quinta, è un metodo citofotometrico banale che serve a rilevare l'apoptosi. E come si leggono questi diagrammi? Questo è il diagramma corrispondente a cellule non colorate, probabilmente diciamo non entriamo nel dettaglio tecnico, cellule non colorate, neuroni non colorati. Quindi questa chiamiamo la fluorescenza spontanea di questi neuroni. Cellule colorate hanno un minimo di fluorescenza, più vedete questa distribuzione è lievemente più larga, lievemente spostata verso la destra, quindi ordinata per l'intensità di fluorescenza, quindi circa il 6,3% dei neuroni è colorata un pochino di più che non i controlli non colorati. Allora, diciamo questo è il nostro livello basale di apoptosi misurata tramite l'espressione di annessina quinta sulla membrana. Questo è quello che accade dopo invece esposizione agli estratti cerebrali da cervelli danneggiati. Vedete che c'è chiaramente una sottopopolazione che muore, che ha un'espressione di annessina quinta molto elevata e lo stesso picco principale è ancora più spostato verso destra, talché il 21,5% dei neuroni ha un'espressione di annessina quinta superiore al controllo e quindi presumibilmente sta morendo. E qui c'è un altro dato importantissimo, per la prima volta gli autori ci mostrano che l'anticorpo anti-cisfosfotau è in grado di prevenire questa morte. Se mettono a contatto con i neuroni l'estratto cerebrale e insieme all'anticorpo cisfosfotau, vedete, la percentuale di cellule morte torna a quella basale. Questo è un risultato formidabile, va meglio caratterizzato, ma è la prima dimostrazione che questi anticorpi hanno un potenziale terapeutico. Gli anticorpi anti-transfosfotau non funzionano. Questo dato è uguale a questo. Se mettete invece anticorpi contro tutta la tau, anche qui avete protezione, perché presumibilmente questi anticorpi riconoscono sia la CIS che la trans, inibiscono la CIS. Bene, questa è una quantificazione della morte cellulare e qui c'è un diverso tipo di insulto che viene inflitto ai neuroni.
L'esperimento qui come funziona? Questa volta i neuroni vengono esposti a danno ipossico, cioè vengono coltivati a bassa tensione di ossigeno. Sapete che i neuroni sono estremamente sensibili all'ossigeno perché per motivi predatori non è un grande bisogno di ossigeno. E di nuovo, senza entrare nei dettagli, si osserva che c'è un accumulo di cisfosfotau in presenza di danno ipossico. Quindi non è solo il trauma cerebrale, ma presumibilmente anche una serie di altri, anche insulti diversi ai neuroni possono provocare l'accumulo di cisfosfotau. Questo è ulteriormente ribadito dalla serie successiva di esperimenti in cui i neuroni subiscono tortura, subiscono un danno diverso, questa volta rimozione del siero al terreno di coltura, quindi carenza di fattori di crescita. I neuroni non hanno bisogno di fattori di crescita per proliferare, perché non proliferano, e hanno bisogno per motivi trofici, in carenza di appropriati fattori di crescita i neuroni muoiono. E vedete, in carenza di siero c'è un accumulo di cisfosfotau dalla detezione 0 ore, questo è il basale, il tempo 0 dell'esperimento, a 24 ore c'è un po' più cisfosfotau, a 48 di più, a 72 di più. Vedete che anche qui introdurre l'anticorpo anti-cisfosfotau previene l'aumento, previene l'accumulo. In larga misura l'anticorpo antitransfosfotau non ha effetto. State seguendo? È un pochino complicato la leggenda del western. L'anticorpo antitransfosfotau di nuovo qui non ha alcun effetto, scusate, gli anticorpi antitransfosfotau non hanno alcun effetto sull'accumulo di transfosfotau. L'anticorpo antitransfosfotau normalmente riduce l'accumulo di la presenza di trans non si è. Bene, che cosa accade in questa situazione? Carenza di siero, c'è un accumulo di questa cisfosfotau che gli autori sanno da precedenti lavori non funziona per come dovrebbe funzionare, non riesce a mantenere l'integrità dei microtubuli, non li stabilizza, il sistema microtubulare assonale collassa, questo è il controllo, non sono bellissime fotografie, vedete però l'assone qui, immaginate, sono due linee cellulari diverse, vedete che in presenza di ipossia non vedete più i neuroni, in presenza di ipossia anticorpo antifosfotrans non vedete più, cosa dite, i neuroni, ma non vedete gli assoni. In presenza di ipossia e anticorpo anti-cisfosfotrans, gli assoni vengono conservati. Okay? Mi rendo conto che tutta questa faccenda è parecchio complicata e quindi facciamo 5 minuti di pausa. Penso che abbiate bisogno. Benissimo, allora cerchiamo di accelerare un pochino, salterò un po' di dettagli che non alterano sostanzialmente la comprensione del lavoro. Qui abbiamo di nuovo l'esposizione di neuroni a cervelli avvisati cerebrali ottenuti a 6 mesi di distanza dal trauma, quindi qui presumibilmente la cisfosfotau si era già diffusa a larghe aree cerebrali. E l'esposizione a questi estratti provoca un'abbondante morte cellulare, la quale di nuovo viene prevenuta dall'anticorpo anticis fosfotau, ma non dal trans fosfotau. Vedete, qui si misura la morte cellulare, vedete, questo è il controllo, cioè i neuroni esposti all'estratto cerebrale, in 72 ore sono 100% morti,
utilizzando un anticorpo anti-trans fosfotau non c'è miglioramento della situazione, anzi casomai c'è un peggioramento, che loro vi danno anche una spiegazione di questo, non ci interessa. Ma vedete invece che molto chiaramente l'anticorpo anti-cis fosfotau protegge, qui è semplicemente cellule vive, è un reciproco di questo. Quindi di nuovo una evidente dimostrazione che l'anticorpo anti-cis fosfotau può intervenire sul meccanismo patogenetico, perlomeno per quel che riguarda le cellule. Le cellule di cosa muoiono? Muoiono presumibilmente di apoptosi, come suggerito dal fatto che c'è un taglio di PARP. Il taglio di PARP, sapete, è uno degli eventi che avvengono in corso di apoptosi. L'apoptosi è documentata di nuovo la citofonimetria, non stiamo ad entrare in questi dettagli. Qui invece c'è un esperimento interessante che merita di essere descritto. In questo caso gli autori hanno trasfettato nelle cellule, quindi hanno sovraespresso tau e la chinasi responsabile della sua fosforilazione. CDK5 è una CDK, ma è una CDK che non regola il ciclo cellulare, ma è molto attiva nei neuroni, e la relativa ciclina, anche questa, non regola il ciclo cellulare, che è l'attiva. Quindi tau, P25, CDK5, ci dicono gli autori, basando sui dati precedenti di letteratura, produce fosforilazione di tau. E vedete cosa accade alle cellule dopo la trasfezione. Se voi trasfettate tau e la chinasi, la cellula muore. In verde vedete tau stessa. L'anticorpo anti-cis fosfotau protegge la cellula. Vedete queste due cellule, una due, rimangono sempre lì, non muoiono. L'anticorpo anti-trans fosfotau non protegge la cellula. E qui c'è un esperimento interessante. Gli autori trasfettano una tau mutata nella treonina 231, che è convertita in analogina, e perciò non può essere fosforilata. Se vedete, gli aminoacidi fosforilati sono serina, treonina e tirosina. Non potendo essere fosforilata, non può dare adito, non facilita la transizione a cis-fosfotrans, e quindi la cellula è protetta. Nonostante prima le chinasi in grado di fosforilare tau, non va incontro al morto. Questa è semplicemente una quantificazione, esperimento, vedete, il divario è nettissimo, dove le cellule muoiono intorno all'80-90%, la protezione invece è molto elevata nelle due situazioni in cui c'è. Qui facciamo un ulteriore ed ultimo passo in avanti, e questo veramente è piuttosto emozionante. Qui gli autori provano a vedere se l'anticorpo anti-cis fosfotau è in grado di proteggere gli animali in vivo, quindi dal danno che subiscono a lungo termine a seguito di frammi cranici a cui vengono esposti. E prima di tutto cercano l'accumulo di cis fosfotau, vediamo la tau in generale, che abbiamo detto come si comporta, tutta la tau, indifferenziata, cercano l'accumulo di cis fosfotau in cervelli in vivo sottoposti a insulto traumatico. Questo è lo SHAM, non c'è accumulo. Questa è la corteccia, 2 settimane al trauma. Vedete, se vengono trattati, controllo, con delle IgG, cioè con degli anticorpi con nessuna specifica reattività, c'è accumulo di cis-fosfotau. Se vengono adottati con anticorpi anti-cis-fosfotau, questo accumulo non si verifica. Non c'è accumulo ancora a 2 settimane al trauma nell'ippocampo, questo invece si rivela a 6 mesi dal trauma e di nuovo viene prevenuto dalla somministrazione di anticorpo anti-cis-fosfotau. Ora, questo è già molto importante, perché si presume, ma ancora non è stato dimostrato nell'ambito di questo lavoro, che l'accumulo di cis-fosfotau sia in qualche modo responsabile dei danni a lungo termine che questi animali, gli esseri umani,
in situazioni simili subiscono. Ma questo appunto non è stato ancora visto. Tutto quello che sappiamo fino adesso è che cisfosfotano ha a che vedere col danno che i neuroni subiscono in coltura, che non rispecchia necessariamente, ci dà una buona indicazione, ma non rispecchia necessariamente quello che avviene in vivo. Questo è un altro modo di mostrare la stessa cosa. Qui è un'estrazione con sarcosile, quindi con un detergente che è in grado di separare la parte solubile di tau da quella precipitata, cioè da quella che forma gli ammassi neurofibrillari, e vedete che a seguito di trauma a 48 ore non c'è parte insolubile, a 6 mesi la si vede, è prevenuta dall'anticorpo anti-cis fosfotau. E qui invece si parla di animali transgenici che sovraesprimono tau, quindi non è dissimile da questo esperimento. Cosa aggiunge questo a quest'altro? Qui abbiamo semplicemente un accumulo di cisfosfotano. Qui ci si dice che è non solubile, cioè non solubile anche in presenza di detergenti, che vuol dire che ha formato degli ammassi neurofibrillari, non è semplicemente accumulata nella cellula in soluzione, appunto, diffusa all'interno della cellula, ha formato degli ammassi che non possono essere mandati in soluzione. Qui invece andiamo su qualcosa di più importante, perché di nuovo la microscopia elettronica ci mostra che gli assoni, i microtubuli, vedete, spero che i microtubuli, questo sono topi di controllo all'interno di un assone, sono di nuovo morfologicamente molto alterati a seguito di trauma. L'anticisfosfotano protegge, la stessa cosa può dirsi dei mitocondri, vedete i mitocondri di tratto nel controllo negativo, molto alterato in presenza di trauma, protezione da parte di anticisfosfotano. Qui sono, è invece un esperimento con potenziali evocati, sapete che è possibile dare degli stimoli sensoriali ad un animale o anche a un essere umano e poi con elettrodi all'esterno del cranio rilevare la risposta specifica di gruppo loro. Non so leggere questo esperimento, onestamente non sono andato a cercare il modo di leggerlo, si vede chiaramente in senso generico qualitativo che il gruppo degli animali SHINE, quindi controllo negativo, e quelli trattati con trauma e anticorpo anticisfosfotau si comportano allo stesso modo, quelli trattati con IgG generiche chiaramente hanno un comportamento molto diverso. Questo è tutto quello che posso dire. Quindi qui abbiamo chiaramente protezione dal danno. Qui c'è una protezione dal danno morfologicamente rilevabile, qui c'è protezione dal danno rilevabile con sofisticate metodiche di indagine neurologica, qui c'è qualcosa di ancora più a un livello superiore, qui c'è comportamento. Perché naturalmente questi animali che hanno una encefalopatia cronica traumatica e quindi hanno alterazioni cerebrali, hanno un comportamento anch'esso alterato. In particolare, in questo test che misura l'ansia, il comportamento degli animali con encefalopatia cronica è nettamente diverso da quello di controllo. Come funziona questo test? L'animale viene messo al centro di qualcosa che viene chiamato labirinto, maze, ma sostanzialmente è soltanto una croce con quattro braccia. Due delle quali braccia sono aperte, sospese a una certa altezza dal suolo, e due invece sono chiuse. Ora, i topi normali scorrazzano liberamente delle due braccia chiuse, perché si sentono protetti, stanno al sicuro, ed evitano le braccia aperte, perché questo genera ansia. Questa traduzione in termini umani, diciamo semplicemente che i topi in generale, se avete visti correre qualche volta per la strada, avete visto che passano da sempre in muri. Amano stare vicino alle pareti, è chiaramente una direzione dalla quale un eventuale predatore non può provenire. È logico per un animale che è preda
cercare delle situazioni più confortevoli. Naturalmente l'ansia in questo caso è un fattore positivo, ciò che impedisce all'animale o a noi stessi di andare incontro a situazioni eccessivamente pericolose. L'ansia fisiologica, l'eccesso d'ansia che viene negativa. Allora, questi esperimenti sono stati eseguiti in cieco. Lo sperimentatore e il rilevatore del comportamento dell'animale non sapevano se fossero stati o meno sottoposti al trauma e se fossero stati o meno trattati con anticorpo anticisfosfotato. Il risultato però è nettissimo. Guardate, queste sono tracce rilevate da un computer che mostrano il percorso fatto dal topo, e vedete il topo di controllo negativo, quindi che non ha subito il trauma, sta solo anestetizzato come gli altri, percorre pressoché esclusivamente i bracci chiusi. Il topo che invece ha subito il trauma ed ha un trattamento irrilevante percorre in maniera pressoché uguale entrambe le coppie di bracci, il che vuol dire che per lui, che ha subito un danno cerebrale, l'ansia è sparita, la paura di percorrere gli spazi aperti non c'è più. Questa paura viene ricostituita dal trattamento in CIS. Importante questo, gli autori trattano questi topi sia subito prima del trauma, ma anche, in taluni gruppi, solo 15 minuti dopo il trauma e poi nei tempi successivi. In altre parole, non è essenziale che l'anticorpo venga somministrato prima del trauma. E questo è ovviamente importante in terapia umana, un esperimento lo potete dare prima del trauma, in terapia umana no. Nel caso di un pugile potreste anche somministrarlo prima dell'incontro, ma probabilmente sarebbe assai complicato di non scegliere da rischi. È invece molto importante attualmente poter intervenire a trauma avvenuto. Quindi qui siamo di fronte a un recupero che è funzionale, che è comportamentale, quindi a livello più alto che possiamo immaginare di, al di là del pensiero statico, quello riguardo il topo, di funzionalità cerebrale. Quindi qui abbiamo recupero morfologico, recupero funzionale, recupero comportamentale. Bisogna dire che questa serie di risultati è veramente impressionante e viene completata molto rapidamente. Questo neppure ve lo illustro, qui c'è soltanto un'istopatologia che mostra che i topi che hanno subito il trauma hanno un assottigliamento della corteccia cerebrale rispetto a topi di controllo e a topi trattati con anticorpo anticisfosfotau, quindi di nuovo anche a livello istopatologico, a livello della morfologia cerebrale complessiva all'interno dell'emisfero, c'è protezione da parte dell'anticorpo. Perché è importante che l'anticorpo funzioni? Come dicevamo prima, là dove non possiamo usare una piccola molecola con attività farmacologica, la migliore risorsa che abbiamo a disposizione sono gli anticorpi. Perché gli anticorpi possono essere somministrati con ottima sicurezza, facciamo tanto tempo, a lungo abbiamo somministrato sieri. No? Si sono curate tante malattie con sieri immuni, si immunizzava un animale contro, non so, la difterite, contro il tetano, contro il veleno di vipera, si producevano sieri iperimmuni contro le tossine relative che venivano poi inoculate al paziente in caso di necessità. Questi sieri bloccavano la tossina e curavano la malattia. C'erano problemi perché si trattava di immunoglobulina di cavallo, sieri di cavallo, cioè la cosiddetta malattia da siero, che era la risposta degli anticorpi del paziente contro le immunoglobuline strane, ma questo poi è stato in larga parte eliminato utilizzando immunoglobuline umane, le quali hanno però un altro problema: essendo umane possono trasmettere patologie infettive umane, naturalmente sono selezionate da donatori che sono quelli donatori di sangue, quindi persone altamente selezionate in termini di assenza di patologie acute, pregresse, trasmissibili, eccetera. Ma per quanto facciamo non possiamo mai escludere con certezza che una persona possa trasmettere una malattia. Ma adesso siamo in grado di fare qualcosa di ancora migliore,
e cioè di utilizzare anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali a lungo sono stati una grande promessa non mantenuta. Quando sono stati inventati gli anticorpi monoclonali, siamo agli anni 70 del secolo scorso, si pensava di avere in mano il cosiddetto magic bullet, cioè il proiettile magico che andava a colpire miracolosamente la cellula, la molecola desiderata, la distruggeva lasciando tutto il resto intatto per l'altissima specificità degli anticorpi, producendo un effetto terapeutico miracoloso, terapeutico anche diagnostico, andando a rilevare cose non altrimenti visibili. Beh, a lungo questa promessa non è stata mantenuta. Perché? Perché, come vi accennavo prima, eravamo in grado di produrre soltanto anticorpi di topo. E gli anticorpi di topo erano riconosciuti dal sistema immunitario umano e eliminati. Come minimo diventavano inefficaci, a volte potevano produrre anche reazioni violente di tipo anafilattico. Cosa siamo in grado di fare adesso? In alcuni casi siamo in grado di produrre direttamente anticorpi umani, facendo ciò che si fa nel topo, cioè prendendo persone immunizzate, normalmente immunizzate, per esempio immunizzate contro il tetano, producono anticorpi contro il tetano, e noi possiamo prendere i loro linfociti e utilizzarli per produrre linee che secernano anticorpi monoclonali umani contro il tetano. Possiamo fare qualcosa di anche più sofisticato, e cioè produrre gli anticorpi monoclonali nel topo, cosa che comunque di gran lunga è più semplice che in altre specie, sequenziare poi le immunoglobuline prodotte dalla linea che secerne l'anticorpo che desideriamo, riconoscere l'idiotipo, cioè i relativamente pochi aminoacidi che all'estremo del braccio, delle due braccia dell'immunoglobulina riconoscono l'antigene, tutto il resto è struttura, e trasferire quei pochi anticorpi in un'immunoglobulina umana. Il lavoro di biologia molecolare meraviglioso, per cui siamo in grado di trasferire la specificità antigenica da un anticorpo murino a un umano, lasciando a quest'ultima tutta la sua umanità e quindi la sua non riconoscibilità, non rigettabilità da parte del sistema immune umano. Non per nulla, negli ultimi 10 o 15 anni, sempre più anticorpi monoclonali vengono immessi in terapia umana. Adesso che abbiamo imparato questi metodi, siamo in grado di produrre anticorpi monoclonali talvolta con effetti straordinari in una varietà di patologie umane, prima di tutto il cancro. Bene, vi ho illustrato tutti gli aspetti sperimentali, sorvolando sui dettagli, e penso di avervi comunque fornito più dettagli di quanto avreste voluto. Credo, mi pare, a guardare le vostre espressioni, che siate riusciti a seguire diciamo, l'essenziale di quello che abbiamo detto. Vediamo, ultimo passaggio, quali sono le conclusioni degli autori, come valutano questi risultati. Quindi interpretazione dei risultati. Questo schema che ho preso dalla figura appena mostrata, ma per ingrandito, comunitario, che cosa dice? Gli autori riassumono in questo grande schema che in parte è provato, in parte è plausibile, verrà dimostrato con ulteriori esperimenti, la loro idea. Loro ritengono che traumi di vario tipo producano un accumulo di cisfosfotano. Il trauma lieve singolo produce un accumulo provvisorio che poi sparisce nell'ambito di 2 settimane, l'abbiamo visto. Ma traumi gravi o traumi ripetuti nel tempo provocano un progressivo accumulo che non sparisce mai più, che anzi si diffonde ad altre aree cerebrali, causando quella che loro chiamano cistauosis, cioè patologia provocata dalla cistau. Nel dettaglio, patologia assonica, difetto di potenziali evocati, morte neuronale,
difetti comportamentali, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo i loro dati, il trattamento con l'anticorpo monoclonale anti-cisfosfotau riduce i livelli di cisfosfotau, blocca la cistaurosis e impedisce la formazione, l'insorgenza di encefalopatia traumatica cronica e, quindi ipotesi, forse anche di malattie neurodegenerative tipo Alzheimer, Alzheimer disease. Questo sarebbe molto importante, naturalmente, ma non è provato. Qui c'è un salto legittimo, almeno a livello di ipotesi che i dottori fanno, poiché gli ammassi neurofibrillari sono presenti sia nell'encefalopatia cronica traumatica sia nell'Alzheimer, e nella prima abbiamo dimostrato che in realtà sono composti di cisfosfotau, è possibile che anche nell'Alzheimer, in parte l'hanno già dimostrato i precedenti lavori, gli ammassi neurofibrillari siano costituiti in larga parte dal cisfosfotau. È possibile che, come siamo in grado di proteggere il cervello dall'encefalopatia traumatica cronica, potremmo essere in grado di proteggerlo anche dall'Alzheimer utilizzando questi anticorpi o simili o diversi altri tipi di intervento che possano influire sull'accumulo di cisfosfotau. Quindi, devo dire, le prospettive, almeno in teoria, sono veramente straordinarie. I risultati ottenuti stabiliscono un legame tra insulto traumatico cerebrale e encefalopatia traumatica cronica. Questo è molto chiaro. Abbiamo visto che i traumi, cioè i relativi controlli, quindi siamo certi che i traumi fossero responsabili sia dell'accumulo di cisfosfotau che dei poi della morte cellulare in vitro o dei vari segni e sintomi dei topi sintomi. Il sintomo è soggettivo, il segno è obiettivo. Se avete un mal di testa è un sintomo, il medico non può obiettivare il mal di testa. Se avete un'eruzione cutanea, quello è un segno. Questa è terminologia medica che probabilmente non vi interessa, ma può essere interessante sapere il mal di testa. Quindi diciamo, tornando a noi, tutti i legami sono stati stabiliti. Trauma produce l'accumulo di cisfosfotau, che è responsabile sicuramente di tutta una serie di dell'evoluzione, diciamo, della patologia cronica, e che infatti questa patologia può essere prevenuta dagli anticorpi anticisfosfotau. Questo è quanto di sicuro possiamo concludere da questi risultati. Poi ci sono delle altre possibili inferenze che, se non sono dimostrate, sono perlomeno verosimili, perché i risultati suggeriscono che la cistaurosi, cioè l'accumulo di cisfosfotau, costituisca un meccanismo patogenetico precoce comune a CTE e a malattie di Alzheimer. Questo non è dimostrato, ma per il ragionamento che abbiamo fatto è sicuramente plausibile. Che cisfosfotau e gli anticorpi diretti contro di essa siano utili nella diagnosi, nella prevenzione e nella terapia delle malattie neurodegenerative. E questa, diciamo, è la ipotesi finale, la più importante, la più grandiosa e la più auspicabilmente vera, dovrà essere dimostrata in futuro, che possiamo trarre da questo momento. Con questo abbiamo finito. Vi ripeto, questo è un lavoro particolarmente complesso. È complesso per come è scritto, ma per fortuna la lettura vi ha risparmiata, non abbiamo rivogliato cimentare. È complesso anche perché c'è una varietà di approcci notevoli, quindi questo costringe a una certa ginnastica mentale. Però io credo che abbiate visto in che modo, nell'ambito di questo lavoro, si sono dipanati tutta una serie di approcci, di metodi, di concetti che abbiamo cercato di sviluppare durante le nostre lezioni. Abbiamo visto l'uso intelligente e appropriato dei controlli per arrivare a dare delle dimostrazioni. Non possiamo concludere
che il trauma produce la cisposta spontanea, possiamo concludere che cisposta spontanea produce una malattia di lungo termine se non facciamo gli appropriati controlli e quindi se non isoliamo la variabile allo studio, sia di volta in volta il trauma, la cisposta spontanea o quant'altro, se non isoliamo e quindi non siamo certi che quella sia l'unica variabile nel nostro sistema sperimentale, che quindi tutto ciò che osserviamo quando quella variabile c'è rispetto a quando non c'è il controllo negativo sia ascrivibile alla variabile stessa e non ad altri eventi o ad altri fattori. Abbiamo visto anche la distinzione tra conclusioni che possono essere tratte con ragionevole certezza derivate direttamente dagli esperimenti condotti e da ipotesi plausibili che sono sostenute in parte ma non completamente, soprattutto non provate dagli esperimenti descritti. Infine vorrei sottolineare qualcosa di cui non abbiamo avuto modo di parlare durante questo corso e che però penso sia molto molto importante per un futuro scienziato. Quando nel delineare i quattro livelli dello studio scientifico, quattro livelli che per inciso vi dico ho identificato io, non li trovate come tali altrove, è una mia strutturazione dell'approccio scientifico, diciamo non è universalmente riconosciuto, penso semplicemente sia un modo appropriato per suddividere, per dimostrare in che modo si procede scientificamente. Come vi dicevo, quando parlavamo delle domande, io sull'aspetto domande ho molto glissato, le domande sono quelle cose che ti interessano, ovviamente dovrebbe trattarsi di domande interessanti. Bene, in questo caso voi vedete l'approccio lungimirante, di lungo termine, gli autori non si propongono di risolvere un problemino contingente, di capire se la fosforilazione importante è quella della serina 231 piuttosto che quella della adrenina piuttosto che della serina 222, dico, parlo a caso. Non è un piccolo passo incrementale rispetto al già conosciuto. L'obiettivo di lungo termine degli autori è comprendere la patogenesi di patologie gravi, arrivare a delineare una terapia per queste patologie. Questo non si fa in un colpo solo, si fa con anni di lavoro mirato a un obiettivo lontano. Può darsi che non ci si arrivi in tutta una vita, può darsi che si possa solo consegnare ad altri il risultato di una vita di sforzi. Però io credo che lo scienziato di qualunque cosa si occupi abbia bisogno di obiettivi di lungo termine, non debba muoversi quotidianamente soltanto risolvendo dei piccoli puzzle, ma cercando di avere un obiettivo grande, un obiettivo importante, sia esso conoscitivo o pratico, non importa. Questo dipende soltanto dai suoi gusti, dai suoi interessi, dalle sue curiosità. Ma è importante che l'obiettivo valga una vita di sforzi. E questo